Buonasera a tutti. Stasera sollecitata da una riflessione che si è attivata su Facebook, grazie ad una collega, Lucina, vorrei parlarvi, anzi, più che parlarvi, fare una riflessione insieme sul rispetto delle storie delle persone. Non so se vi è mai capitato, io l'ho sempre trovato molto, come dire, imbarazzante, quantomeno, oltre che deontologicamente poco corretto, non so se vi è mai capitato di sentire professionisti di tutte le professioni d'aiuto, devo dire, che ridono, scherzano, e non per sdrammatizzare, ma ridono, scherzano e prendono un po' in giro, diciamo così, le persone con cui stanno lavorando, utenti, clienti, rispetto alle loro storie, oppure le etichettano in maniera molto pesante, no? Ah, certo che è diventato tossico con quelli lì che ha come genitori, non poteva che diventare un tossico, quindi con commenti anche piuttosto giudicanti. Oppure un po', come dire, che si prende un po' in ridicolo e appunto non per sdrammatizzare, che è una modalità che a volte ci serve in questo lavoro, in tutte le professioni d'aiuto, per, come dire, decomprimere un po' quella fatica che si fa tutti i giorni. E in questa, come dire, in questo confronto con questa collega, entrambe portavamo quanto abbiamo imparato dalle storie delle persone, cioè quanto abbiamo imparato, quanto abbiamo compreso dell'essere umano, delle fatiche che si fa anche a stare al mondo, ma soprattutto mi viene da dire, parlo per me, di quanto ad esempio io sia stata una privilegiata e di quanto secondo me dobbiamo sempre renderci conto di quello che portiamo di noi stessi nella relazione con l'altro e soprattutto del fatto che molti di noi davvero non hanno neanche affrontato nella loro vita un cinquantesimo di quello che tante persone che noi incontriamo quotidianamente invece affrontano tutti i giorni. E negli anni, probabilmente sono stata anch'io una di quelle che ha un po', come dire, magari, come dire, sorriso fin troppo di certe storie, o le ha prese un po' sotto gamba, o le ha banalizzate, non dando il giusto rispetto alle storie delle persone. Invece credo che portare le proprie storie, dovremmo sempre ricordarci come professionisti dell'aiuto, che portare a qualcuno che neanche sappiamo chi è, che magari non abbiamo neanche scelto, come avviene per gli assistenti sociali, gli psicologi, tutti quei professionisti che ad esempio lavorano nell'ambito pubblico, non li possiamo scegliere, no? Tu, quell'assistente sociale ti viene assegnata, quello psicologo ti viene assegnato, quel neuropsichiatra ti viene assegnato, quel medico ti viene assegnato, non lo scegli nemmeno tu e devi andare a raccontare, no? Questi professionisti pretendono da me, cliente, utente, che io racconti la mia storia, cioè che io tiri fuori quello che ho dentro, quello che mi fa soffrire, quello che mi fa star male. Ecco, in questo senso davvero, dovremmo imparare ad entrare nelle storie delle persone, sicuramente con lo stile comunicativo adeguato, con gli strumenti adeguati, con i metodi adeguati, ma soprattutto mi viene da dire con rispetto adeguato al fatto che sono le loro storie e che al di là di tutto, di chi abbiamo di fronte, la fatica di portare la propria storia a qualcuno che non sappiamo se ci comprenderà, se ci giudicherà, se ha voglia di ascoltarci, che cosa ha fatto fino a 2 minuti fa, non sappiamo chi è, non sappiamo se ci possiamo fidare. Vi ho parlato della fiducia nei giorni scorsi, ecco, è difficile. È faticoso per tutti, tra l'altro. Io ogni tanto a me piace raccontarvi un po' di me perché credo che sia importante conoscere le persone. Io ho fatto per tanti anni una psicoterapia e per diversi anni, pur essendo insomma una giovane donna abbastanza acculturata su questi fronti, per diversi anni da adolescente ho passato un gran tempo a raccontare non tutte le frotte. Tutte frottole, ma un po' di frottole, no? Perché sentivo che non sapevo se fidarmi di chi avevo davanti, perché portare la mia storia per me era faticoso. E
La cosa bellissima che ho imparato dalla mia psicoterapeuta è stata che, ad esempio, lei ha rispettato questo spazio. Non è che ci andava giù leggera, spesso ci andava giù pesante con me, mi diceva anche delle cose molto difficili. Lei però ha rispettato il fatto che io facessi così fatica e mi ricordo il giorno in cui a un certo punto mi ha dato del tu, mi ha chiamato Elena dandomi del tu. E tenete conto che io e lei fumavamo, io sono una fumatrice, ci fumavamo sigarette nel suo studio, belle serene, e lei mi ha sempre dato del lei, io avevo 19 anni, e mi ha dato del lei per diversi anni. A un certo punto mi ha dato del tu e io sono rimasta assolutamente allibita perché le ho chiesto, ma dottoressa, perché adesso mi sta dando del tu? E lei mi ha detto, perché adesso finalmente mi stai raccontando chi sei e mi stai raccontando di te. Non le cose che pensavi che io volessi sentirmi dire. Ecco, perché adesso finalmente mi ha detto mi stai facendo entrare nella tua storia. Ecco, credo che questo sia un po' il senso, no? Non lavorare, non fare le cose perché bisogna aspettare che gli altri arrivino a raccontarci, perché a volte, soprattutto noi assistenti sociali, nell'ambito quando lavoriamo con i minorenni e le famiglie, non abbiamo tutto questo tempo, no? Perché se un bambino sta male, se c'è da proteggere un bambino,